Con Marco Campione, esperto di politiche scolastiche, abbiamo già parlato del decreto legge Sostegni bis che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 di maggio. Abbiamo parlato di diversi aspetti, in particolare di quelli che riguardano i concorsi, le assunzioni a partire dal 1° di settembre prossimo. Ma dentro il decreto legge c'è anche un'altra cosa molto importante che sicuramente interessa gli insegnanti già in servizio, gli insegnanti anzi già di ruolo. Sentiamo. Un'altra delle cose che fa il decreto è cambiare il vincolo, il cosiddetto vincolo quinquennale, cioè lo trasforma in un vincolo che è triennale sulla carta, in realtà biennale, perché è incluso l'anno di prova in questi 3 anni, non solo però per la prima assunzione, ma anche dopo ogni trasferimento. Cioè, se tu ottieni il trasferimento, dovrai permanere nella scuola di destinazione per altri 3 anni, ogni volta che ottieni il trasferimento. Quindi, questa regola si applica anche a queste persone, quindi se risulteranno idonee, resteranno altri 2 anni nella scuola dove hanno fatto l'anno cosiddetto di prova. L'articolo 58, che concerne le misure per l'avvio dell'anno scolastico, contiene due o tre disposizioni che vale la pena di approfondire un attimo. Per esempio, c'è un comma del 58 che riguarda il concorso per dirigenti tecnici. È un po' curiosa la formulazione di questo comma. Ce ne vuoi parlare? Sì, guarda, c'è anche altre 2 cose in questo articolo. Una ne abbiamo detto prima, cioè quel discorso che toglie il vincolo quinquennale, trasforma, è in questo articolo, in particolare la lettera F del comma 2. Lo stesso comma 2 alla lettera A contiene il provvedimento di cui parli, che si limita apparentemente ad abrogare una norma preesistente, recente, che sostanzialmente creava le condizioni per la realizzazione del concorso da dirigente tecnico, perché per come è fatto attualmente la norma del testo unico rende, a mio parere, qui entriamo nell'opinabile, però molto difficile, se non impossibile, svolgere il concorso per dirigente tecnico e quindi si era intervenuto in un vecchio decreto 126, se non ricordo male, per cambiare il testo unico in questo punto. Diciamo, è una mia opinione, dopodiché ci sono i fatti a dimostrare che è molto complicato fare il concorso da dirigente tecnico con le regole attuali. L'ultimo concorso per dirigente tecnico è durato un lustro, e poi ha prodotto 10 idonei su decine di migliaia di partecipanti. Ovviamente 10 è una iperbole, però davvero parliamo di numeri piccolissimi. Quindi bisognava intervenire per poter fare il concorso. Quello che non ha fatto la Azzolina è fare gli atti conseguenti alla norma, e sono passati 2 anni che oggi si vuole abrogare. Quindi questa è una responsabilità, secondo me, molto forte da parte del precedente governo e del precedente ministro, che peraltro invece ha ben operato. Però quello che si decide di fare adesso, a mio avviso, condannerà la scuola di nuovo a non avere i dirigenti tecnici. E sappiamo bene quanto sono importanti i dirigenti tecnici, gli ispettori, per il buon funzionamento del sistema. Quindi, questo è un, tra l'altro, non aggiunge nulla, cioè viene messo all'interno di un decreto che servirebbe per avviare velocemente l'anno scolastico, ma va da sé, è evidente che con l'avvio regolare dell'anno scolastico cancellare il concorso per ispettori, che comunque non si sarebbe fatto entro l'avvio dell'anno scolastico, non risolverà assolutamente nulla. Chiudo sull'articolo 58. Scusa se mi permetto, in realtà c'è anche chi sostiene proprio su questa disposizione che il decreto cancella la vecchia norma che, per essere precisi, era contenuta nel decreto legge numero 1 del 2020 e quindi ripristina il vecchio regolamento per il concorso per dirigenti tecnici. Quindi qualcuno sostiene, no, guardate che molto banalmente il concorso ci sarà, ma si farà con le vecchie regole. È altrettanto vero però quello che hai detto tu ora, che le vecchie regole erano talmente complesse che si rischia che il concorso si fa, ma dura un tempo assolutamente infinito. Lo vedremo allora, lo vedremo Però nei Reginaldo, fatti che cosa succederà.
Sì, però fammi aggiungere una cosa. C'è un tema oggettivo che è quello, diciamo, anzi ce ne sono due. Uno è quello che ho già detto, cioè i tempi si allungheranno. Ma soprattutto quelle vecchie regole sono tarate su una idea di ispettore che non è più quella della scuola di oggi. E se vogliamo tornare al mio libro, al libro che ho curato assieme a Emanuele, non è nemmeno l'ispettore dell'autonomia. Non è l'ispettore di un sistema nazionale di valutazione, non è l'ispettore di un mondo che è totalmente cambiato. Quello che è descritto dentro quel regolamento è un'idea vecchia di ispettore. Quindi è veramente, secondo me, sorprendente, lasciamelo dire, che un ministro che ha fatto dell'autonomia e della valorizzazione dell'autonomia, io sono non solo amico di più di Patrizio Bianchi, io ho la sua visione di scuola. O meglio, sì, è la sua visione di scuola, è anche la mia. Mi sorprende che lui non si accorga della pericolosità di quel comma. Davvero, io spero che in Parlamento si riesca a intervenire. L'ultima cosa, chiudo, che c'è nell'articolo 58, in realtà ce n'è un'altra che a me interessa poco, però la segnalo per cronaca, abroga la col veloce. Sì, Che è vero che vero. non è servita a niente, ma insomma, mi devono spiegare che danni ha fatto. È il comma 1. Questo davvero è una cosa un po' curiosa, lasciami dire, perché il comma 1 cosa fa? Dà mandato al ministro di cambiare la regola, la data di avvio dell'anno scolastico e anche le varie procedure. Il ministero ha fatto un comunicato nel quale ha detto che serve per anticipare, non per posticipare, perché il rischio è che quella roba possa essere usata per posticipare, cioè dei ragazzi che hanno saltato tanta scuola continueranno a saltarne ancora di più e magari cominceranno oltre il 15 settembre. Questa era la paura. Il comunicato del ministero rassicura su questo e dice: no, l'abbiamo fatto per anticipare, bene, però. Se io devo fare una cosa entro il 15 di settembre e decido di farla per legge, cioè devi farla entro il 15 settembre per legge, decido per fatti miei di farla entro il 15 di agosto, non ho bisogno di una norma che mi dica che la devo fare entro il 15 di agosto. Quindi oggettivamente quel comma 1 a me sembra strano.